Il Teatro Comunale di Gradara ha riaperto le porte per il secondo appuntamento tra l'amministrazione comunale e la cittadinanza. Come ogni mercoledì del mese di novembre, si è trattato di progetti e prospettive che riguardano il borgo medievale, aprendo un confronto su tematiche di interesse pubblico. L'incontro di ieri sera ha portato in risalto il turismo e la cultura, dove per l'occasione è stato presentato per la prima volta ai cittadini il recente importante bando ottenuto dal Comune di Gradara. Diversi progetti che verranno realizzati grazie a questo finanziamento a partire dal 2023. Presenteremo in anteprima, per la prima volta, il contenuto del progetto del bando Attrattività Borghi Storici che Gradara si è aggiudicato assieme ad altri circa 200 comuni in tutta Italia. Un prestigioso premio, diciamo, che corona un'attività non di certo di breve termine, ma anzi una serie di anni passati nel progettare e valorizzare il patrimonio culturale che ha preso forma in un progetto che poi è stato, diciamo, valutato positivamente dalla commissione ministeriale che si è aggiudicato quindi questo bando di 1.600.000 euro. L'impatto sarà tale infatti che le attività, i laboratori e le nuove attrazioni che verranno sviluppate cambieranno radicalmente in meglio e amplieranno l'offerta turistica e culturale di Gradara. Il 2023 è un anno importante per Gradara e in particolare per due eventi che stiamo seguendo. Il primo è il centenario del restauro della rocca e dei camminamenti, 1923-2023, un appuntamento importante che vedrà il protagonismo di diversi eventi, pubblicazioni e ricerche scientifiche volte proprio a celebrare questo secolo di vita e di storia che Gradara, tutta Gradara, quindi il borgo e la rocca, compie in questo 2023. L'altro evento molto importante per il quale siamo anche molto emozionati e orgogliosi è la nascita del nuovo Museo Civico di Gradara che prende luogo nel Palazzo Storico Rubini Vesin nel cuore del borgo medievale, già famoso come sede della ludoteca, quindi un luogo molto caro ai gradaresi e anche ai non gradaresi. Il nuovo Museo Civico di Gradara sarà un luogo destinato essenzialmente alle esposizioni d'arte, prende il nome di MARV, Museo d'Arte Rubini Vesin, che è un nome appunto che indica un po' anche la meraviglia e il desiderio di presentare al visitatore del borgo il panorama culturale della regione Marche, offrendo appunto un tipo di contenuto espositivo e d'arte che pensiamo aggiungerà delle nuove bellezze e meraviglie alla scoperta del borgo di Gradara.